Gente, ci siamo! È giunto il momento anche per il solitario di cacarsi sotto come non mai. Da buon amante di Resident Evil non potevo non portare quello che è stato classificato come il Resident Evil più spaventoso di tutti, Resident Evil 7. Raga, che dire, tempo fa, ai primi tempi del canale, io portai anche l'8, cioè Resident Evil Village. Ahimè, molti di voi lo sapranno per chi si era visto quella serie. Mi si erano corrotti i salvataggi e non siamo riusciti a completarlo, eravamo quasi arrivati alla fine, però stavo pensando, porto il 7, che è stato, ripeto, classificato come il più spaventoso e quindi mi aspetto che abbia un minimo di successo sul mio canale, quindi mi raccomando, spolliciate sin da subito, sostenete questa serie, condividete i video, commentate e mi domandavo. Portiamo il 7, vediamo come va la serie, cerchiamo di concluderla, se va bene la concludiamo, se vedo che vi piace che ci sono le visual e i like. E una volta concluso il 7 possiamo provare a riportare anche l'8 e a concludere stavolta anche quello. Quindi mi raccomando, se volete tutta questa serie dateci dentro sin dall'inizio, che se vedo che se va bene la concludiamo, poi possiamo riportare anche l'8 e concludere anche quello a sto giro. Detto questo, ciancia le bande, iniziamo. Ciao Mia! Beh, ecco, volevo solo salutarti velocemente e dirti che ti amo tanto. Oh, indovina un po'? Sarò di ritorno a casa molto presto, evviva! Oh. Non vedo l'ora di farla finita con questa storia della babysitter e di tornare dal mio amato marito. Mi manchi tanto. Ora devo tornare al lavoro. Sappi che ti amo, Ethan. Mi manchi molto. Ti mando un mare di baci. Ti amo tanto. Ciao, amore. E invece le cose non sono andate esattamente per il verso giusto. Ovviamente non saremmo su Resident Evil altrimenti. Sì, lo so, Mia, anche io reagisco così quando scopro che non mi ha registrato il video. Sì, è vero. Ti ho mentito. Non avrei dovuto, ma... Quello che posso dirti è che C'ho l'amante! sopporterai questo. Ah no, scusate. Stanne lontano. Dite tutte così quando ve la fate con l'idraulico poi, eh? Ma vabbè, lasciamo stare, va. Pronto? Telecom Italia, informazione gratuita. Non volendo gli ho fatto pubblicità alla Telecom, ma vabbè. Ehi, sono Ethan. Sì, va tutto bene, però Mia All'amante. non è morta, lei è viva, è tornata. L'hanno trovata? Ma come? Sul serio? Io non lo Ecco, so, cioè. ma è tornata. Non so come ha fatto, ma è tornata. Ha usato il Forse scherza. respawn. Vuole che la raggiunga. Nei videogiochi funziona così, Dunque, Ethan. Dalvey, Louisiana. Ma sono passati 3 anni. Lo Ecco, so, ma. ma se invece fosse davvero lei. Voglio scoprire Sì, qualcosa ma in più. Ethan, una persona normale al tuo posto non ci sarebbe andato da sola, avrebbe informato la polizia, l'esercito e ci sarebbe andato con una scorta, diciamo. Vabbè, facciamo finta di niente. Ok, e muoviamo letteralmente i nostri primi passi su Resident Evil 7. Ok, sì, guarda l'obiettivo, va bene, ciao, trova Mia, ma va, ma non mi dire. Credevo di essere venuto qui a fare un giro turistico. Ce ne sono! Scusi, Corriere di Amazon, devo consegnare un pacco! Non risponde nessuno, ovviamente qua sarà chiuso. E poi Ethan, volendo... sì, da lì potresti ancora scavalcare dal centro, devi stare un po' attento al pipino, ma... Vabbè, facciamo finta di nulla. Ethan dice, no, sono una persona per bene, seguo le regole del gioco. Qua c'è un furgone abbandonato da tempo immemore, da 3 anni sicuramente, minimo. Salve, buongiorno. Sewer Gator. E che è? Introdursi in una casa infestata in Louisiana. A proposta di progetto. Ah, sarà stata una cosa televisiva. Unisciti a noi, ma anche no, grazie. Sarà stato un programma televisivo. Accetta il suo dono. Già iniziamo con i messaggi strani. Insetti come non ci fosse un domani, Ethan, lo so. So cosa vuol dire, capita anche a me con le zanzare, le mosche, le vespe, soprattutto le vespe. Quando registro, salve. C'era il nonno che andava in giro per i boschi.
E quando cala la notte lo trova il conte Dracula sotto i salici piangenti. È davvero un salice piangente questo alla fine, no? Perché rido, eh. A giudicare dalle foglie sembrerebbe di sì, eh. C'era veramente salice piangente, non ci credo. Ok, buongiorno. Salve, corvetti. Non è che vi dovete incacchiare, però ci sono dei resti animali di un animale, tra l'altro, che poveraccio ci è morto veramente tanto tanto male, ma sono resti animali. Sì, sembra la zampa tipo di un animale tipo, forse un cervo, no, forse qualcosa di più grosso, tipo una mucca, un cavallo, non lo so. È ridotto parecchio male. Ah, che bello. Ah, un bovino, ciò che ne rimane almeno. Tutto normale, Ethan. Vai, sì, ma non toccare dove sgoccia il sangue putrefatto. Che schifo. Quelle mani. Vabbè che le mani di Ethan. Lasciamo stare, eh. Quest'uomo proprio con le mani non c'ha fortuna. E non fraintendiamo. C'è chi non ha fortuna con le donne. Ethan invece è un caso anomalo. Non ha fortuna con le mani. Ok, qua hanno cercato di bruciare cose. E c'è la borsa, che sicuramente è di Mia. Patente di guida di Mia. No, scusi, stavo leggendo. Ah, eccola qua, fammi vedere. Oh, Texas. Ah, sono del Texas loro, quindi. Ok. E qua c'è la lettera di Mia, invece. Ok. Fattoria dei Baker in Louisiana, vieni a prendermi. Ah, gli aveva mandato anche la lettera, quindi non solo le mail sul computer. No, veramente, cioè, tua moglie è scomparsa da 3 anni, la dai per morta, poi un giorno ti contatta e ti dice, guarda che mi hanno rapito degli psicopatici, mi tengono prigioniera, vieni a prendermi. E lui va così. Va bene. Tutto normale, Ethan. Chiudi la porta perché tanto so che si chiuderà. Boiume, boiume, bravo. Io, almeno la torcia te la sei portata, almeno fino lì ci sei arrivato. Bravo, ciccio. Ok, non aprite quella porta. E oramai l'ho aperta, l'ho anche già attraversata. Sì, l'ambientazione fa tanto, non aprite quella porta, veramente. L'hanno detto nelle recensioni. Beh, schifo. Ok. Inquietantissima sta cosa, eh. Madonna. Cioè, veramente una casa oramai fatiscente, abbandonata a se stessa, non pagano neanche più le bollette, ovviamente, da quanto ne. Schifo, non avrei dovuto aprire, che schifo. Schifo, schifo. Chissà il frigo. C'è del succo di frutta, qualcosa. No, mi sta venendo da vomitare, vi giuro. Chiudi sto schifo, Ita, Madonna, chissà che puzza. Meno male che nei videogiochi non puoi sentire gli odori, ma vi immaginate? Ah, ci vuole il classico grimaldello, certo. La foto che non si capisce. C'è una persona? C'è una persona? Posso zoomare in qualche modo? Il gioco dice no. C'è una ragazza, una bambina, non lo so. Una ragazza sembrerebbe. Forse è proprio mia. Ok, qua non c'è nulla. Vabbè, adesso siamo proprio agli inizi. Non penso che ci sarà già roba da raccogliere. Dobbiamo solo guardarci intorno. Salve, c'è nessuno? Questo posso aprire? Avrei preferito non farlo. Diamo subito una sbirciatina di sopra, vediamo se c'è il mostro in soffitta. Buongiorno. Scusate, sono venuto a riprendermi la mogliera. Buongiorno. Ah, possiamo già salvare? Ok. Ah, c'è un filmato della casa abbandonata. Ok. E tanto io salvo. Ok, partita salvata, almeno. Peggiore delle ipotesi, ripartiamo da qua. Ok, non fatemi jumpscare. Salve. Buongiorno. Ok, c'è una porta sbarrata qua. Mi domando se potremo aprire in futuro o se si aprirà in qualche modo da sola. Ah, non vedo l'ora di scoprire le fantastiche serrature di Resident Evil. Proprio quelle enigmatiche che non si sa bene come funzionano, ma le hanno fatto le fochine sexy. Ah, mi sa che le hanno fatto così. Mi sa che questi se ne sono anche un po' approfittati, voglio dire, in 3 anni. È molto probabile. Puoi suonare il piano, Ethan? Il piano ha detto no, tu con quelle manacce non mi tocchi, eh. Sa già che reputazione hanno le tue mani, vedi? Ah, cos'è? La foto di una cella? Ma c'hanno pure le celle sotterranee, wow, bello. Ok, registratore, quindi dovrò metterci la ca... Ci dovrò met... No, ci devo mettere la patente di guida sicuramente. Ok, mettiamo la cassetta. Vediamo cosa succede. Ok, buongiorno. Ha una registrazione. Ma sei cretino? Con quella faccia lì poi. Ho Controlla che l'audio funzioni, non voglio un nuovo marito. controllato prima di registrare, ho fatto 2 prove di registrazione, funziona, funziona. No, non c'è bisogno che ti doppiano, tranquillo. Quello nuovo? Non mi piace. Ma che stronzo. Fatti stupire se dovremo rimpiazzarlo. Ok, te già mi stai sulle palle, veramente. Piano B. Apriamo.
Andiamo, filmiamo l'interno e poi parte l'inno. Come sempre, insomma. Però, di il nome del programma stavolta. Tranquillo. Stasera su Elkitos, un altro posto del cazzo inutile. Felice? Deliziato. Te ci dice fare subito una brutta fine. Mi sa, vabbè, che è ovvio che questi qua ci stanno per morire male. Aspetta, aspetta, riprendiamo bene, sennò poi si lamenta. Cominciamo. Fai tanto il prepotente e poi non sai aprire una porta. Dagli un calcio? Oh, bravo. Stile Chuck Norris, bravo, bravo. Sì, è molto, molto arrogante il tipo. Mi ricordo un mio ex datore di lavoro, non voglio parlare male di nessuno, però. Che cazzo? Ero un presentatore io. Sostituto, sì. Sostituto. Cosa? Nulla. Oddio, sembra veramente la scena di Non aprite quella porta, quella, la scena post-credit, per chi si è visto il film saprà di che parlo. Non è che c'è qualcuno dietro, aspetta. Io mi sto cacando sotto. Mica. Guardi, so già cosa c'è qui dentro. L'ho visto prima con Ethan. Ah, almeno stavolta non ci sono gli scarafaggi. No, niente. Ah, qua la testa non c'era. Che è stata una merda, ciccio. Beh, schifo, vedo che il frigorifero era in pessime condizioni già prima che arrivassimo. Avvistamenti di fantasmi nel bayou. Ah, ok. Fantasmi, non mi dire che ci sono anche fantasmi. Oh, porco Giuda. È sparito Andre? Dove cazzo è finito? Aio, Andre! Ah. Ma non rompere le balle, ciccio. Ah, adesso sono un buon cameraman. Adesso che ti stai cacando sotto, perché vuoi che ti sto vicino, cioè. Salve, Andre, sei qua? Ciccio, perché è finito? Ma è sparito in un lampo. Proviamo ad andare di là stavolta. Togliti dai marroni, ciccio. È chiusa, ma porco Giuda. Ciccio, apri la porta. Bravo. Ce la fai ad aprirla questa? O sei impedito? Non lo so, ciccio, dov'è. Sì, darti una mossa, però, porco cane. Ho capito che ti stai cacando sotto, madonna. Qua mancava già il fusibile. Ma qua la... adesso cosa facciamo? Dove cacchio è finito? Cioè, è sparito, Andre. È una mia impressione o... No, no, è solo una crepa. No, no, è una crepa. Mi sembrava ci fosse tipo una porta. Ok, niente. Lo stai facendo? Cos'è? C'era una leva. No, c'era una leva nel camino. Dica, cosa vuole lei? Cos'è? Hai aperto co... Ah, ok. Ti avevo quasi azzeccato. Sì, sì, bravo, concordo. Inizia a dire cose sensate, finalmente. Datti la mossa, però, perché mi sto cacando sotto qua. E toglimi sta chiappa dalla faccia, che ti puzza il culo. Oh, no. No, 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 ci vai tu là sotto, vero? Io non ci metto piede lì. Guardalo, Guarda che manda a me adesso. Lo sapevo, che bastardo. Certo, devo... Ah, tu devi fare l'eroe, la figura dell'eroe. Devo andare avanti io a farmi coppare male. Ok, avrei giurato che la scala si rompeva. È uno scantinato. Non sembra esserci... Mi sono cacato sotto. Sta pisciando. Che sta facendo, Andre? No, dove sei? L'ho trovato. Vieni giù, scemo. Oddio, c'è morto male. Oddio, posso andare avanti? Posso andare avanti? No, il gioco mi costringe. Vabbè. Andre, quante volte ti ho detto di non far cosacce coi tubi? Vedi cosa succede, ma come ti sei ridotto. Eccola, madonna, tanto non aprite quella porta, ma veramente, ma si sono ispirati tantissimo.
Ecco, Ethan, qualsiasi persona sana di mente, dopo aver visto una cosa del genere, uscirebbe dalla casa, prenderebbe in mano il cellulare, visto che ce l'hai il cellulare perché parlavi col tuo amico mentre venivi qui in macchina, e chiamerei le autorità. No, lui deve fare il fighettone e dice: Oh, sono 3 anni che non vedo la padronza di mia moglie, faccio l'eroe, la salvo, così me la dà subito. Vabbè. Dai, scendi, Ethan. Cioè, veramente, no, ma qualsiasi altra persona sana di mente si rompe adesso la scala, non è vero? Se non si è rotta prima, è ovvio che si rompe adesso. Ecco, e mi sono rotto la spina dorsale, ma non importa. No, raga, ma veramente, ditemi voi nei commenti cosa ne pensate, ma voi cosa avreste fatto? Cioè, avreste continuato dopo aver visto una roba del genere? Avreste detto no, ok, qui c'è qualcosa che non va. Molto probabilmente mia moglie è forse anche morta, 99 su 100. Cioè, chiama le autorità. Gli fai vedere la cassetta, così hai le prove. E porco cane, vengono qui con una cazzarola di squadra armati fino ai denti. E qualcosa riescono a combinare. No, le cose brutte in acqua no, eh. Oddio, sta per uscire fuori qualcosa. A meno che non è stato Ethan che ha scorreggiato, cosa probabile, perché anch'io mi caccherei sotto. Guarda, guarda. Ale, salve! Deve essere ciò che rimane di Andre questo. Sì, mi sa che è lui, sembra lui. O ciò che ne rimane, ripeto. Sì, passa, Ethan. Pa Signore, c'ha la testa di M in mezzo ai maroni. Porco Giuda. Ah, mi sa che queste sono tutte le persone scompaesi. Mi sa proprio. Maronne! E quante? Ho fatto una carneficina qua. Altro che non aprite quella porta. Salve, sì, vabbè, ma è sempre più inquietante. Oh, siamo arrivati nelle celle. Sì, ma che cacchio di casa hanno questa? Cioè, hanno pure le celle sotterranee. Ma che chi ha le celle sotterranee in casa? Cos'era? Ho sentito. Allora, aspetta, calma. Ecco, se arriva qualcuno da dietro, in teoria dovrei sentirlo perché apre la porta. Ah, c'è roba qua. Cos'è questo? Un occhio? Ma che cacchio? Oh mio Dio, sembrano i disegni di un bambino, eh? O di una bambina. Oh, abbiamo trovato quella cella. Vediamo, c'è qualcuno? Oh, mi sa che è lei! È lei! Ah, c'è la catena, non si può sicuramente aprire. Devo trovare co. Ma non mi dire che lo trovo. Mi sono perso un Grimaldi. Ah, ok. Come non detto. Salve, buongiorno, cos'è? Ben deceduto. Harold, mutato, mutato, mutata, deceduto. Clancy L. Devo dire, Clancy non era uno di quelli lì che abbiamo visto prima nella cassetta. Ah, L non so cosa voglia dire. Libero? Forse è scappato? Mia? Non c'è scritto niente, non è né mutata. Ok, quella L di Clancy non ho capito cosa sta, per cosa sta la L, vabbè. Ah, ok. Tecnicamente allora lei non è neanche mutata? Bisogna vedere per mutato cosa intendono. Ah, no, ok, lascia aperto. Va. Era pure insonorizzata addirittura la cella. Cioè, ma che cacchio? Ah, posso chiudere? No, 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 no. Ok, ciao Mia. Mia, per fortuna sei viva. Sono io, sono Ethan. Ethan? Ethan? Stai bene? Buongiorno, Tu principessa. non dovresti essere qui. Come? Ma che vuoi dire? Mi hai contattato tu? Infatti. No, non sono stata io. O forse... Ah, ok. Qualcuno ti ha visto entrare. Lui ti ha visto. Lui? Chi, il C'è nonno? qualcun altro? Che diavolo succede qui? Sta arrivando papà. Dobbiamo andarcene. Ah, mi sa che Dobbiamo parla del andarcene vecchio. adesso. Papà. Ma aspetta, papà, nel senso che è davvero tuo padre? No, minchia, c'ho dei suoceri veramente. Lasciamo stare. Dove mi porti? In un posto sicuro. Vuoi dirmi cosa sta Sì, succedendo? ma scusa, andiamo di là, no? Da dove sono arrivato Mia è io? tenuta morta per 3 anni. 3 anni? Sei sicuro di quello che dici? Sì, l'astinenza da padronza parla chiaro. E porca mignotta, però. Mia, andiamo di là, porco gio. No, ho sbagliato da. Salve, buongiorno. Scusate, ho sbagliato tasto. Vabbè, dopo 3 anni, capitemi, eh? 3 anni di astinenza. Aspettate, scusate, sto rovinando il momento, aspettate. Dovrei cagarmi sotto in questo momento, sto ridendo, scusate. Calma, Soli, calma. Non è successo niente. Non adesso. Dobbiamo trovare una via.
non adesso, me l'ha detto anche lei. Come dire, non è il momento. Sì, ma Mia, ripeto, io sono arrivato di là, conosco la strada, so che conduce a un'uscita. Andiamo di là, magari? Evidentemente tu non sai dove stai andando. Il messaggio che hai mandato. Credimi, quella non ero io. Vabbè, stai calma, stai calma. Non sono stata io. Ok, d'accordo, ma dimmi che sta succedendo. Ti sto dicendo tutto quello che so, giuro. Mia, sai dove stiamo andando? No. Qui la famiglia mi passava da mangiare. Sì, me lo ricordo. Ah. Cioè, ma l'hanno tenuta segregata nei sotterranei, nello scantinato, per 3 anni. Poi, senza notare che siamo appena passati davanti a quella che era una vera e propria camera di vivisezione, diciamo. Ho capito, aprila però. Ah, salve. Che cacchio? Ma com'è strutturata sta casa? C'è un'altra porta. Ne sono sicura. È qua. Si vede. Stai è qua, minchia, si vede anche il bordo. Aspetta. È ovviamente bloccata. Ma si vede la porta, dai. Ma è lì la porta. Ma no, l'ho vista io che sono mezzo cieco. Dobbiamo uscire da qui. Non mi dire. Io do un'occhiata. È lì la porta, ragazzi. Come fate a non vedere? Ma no, che è? Cos'è? E 00? Ah, una vecchietta. Molto inquietante. E 00? Esperimento? Oddio. La vecchia è un esperimento. C'è la vecchia dietro a tutto questo. Vecchia di M? No, scusate. Bambolina, ok. Un attimo che devo vedere cose. Ok, boh, niente di importante. La bambolina aveva la priorità. Dove cazzo è finito? Ethan, io l'avevo detto che c'era la porta lì, siete due cretini. Oh no. Oh no, il boiume, no. Oh mio Dio. Oh Gesù. Oh no, 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 no. Lo scantinato di non aprite quella porta. Uguale, uguale. Chi ha aperto la porta? Salve, buongiorno. Si aprono da sole le porte, ci sono i fantasmi. Bello. Molto rassicurante. Perché mi fai aprire i cassetti se poi non c'è niente, gioco? Ok, è vuoto anche questo? No. Ah, la mappa. La mappa della casa degli ospiti. Ah, ok. Allora, qui c'è un bagno. E poi soggiorno, cucina. Ah, ma dove siamo stati prima? Ah, siamo passati dall'altra parte praticamente. Abbiamo fatto il giro. Sì, perché c'è l'entrata sul retro. Noi abbiamo fatto il corridoio, la cucina. Poi siamo andati nel soggiorno, siamo andati nel passaggio segreto, abbiamo fatto i sotterranei. Ok, adesso siamo dall'altra parte, quella porta lì da cui non c'era accesso. Questa qua sbarrata, infatti. Ok. Ok. Oh, soluzione, ecco. E altra, si è iniziata a darci la soluzione medica, significa che... Che spavento, Ethan, sei cretino! No, aspetta, aspetta. No, 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 sti rumori, no, ma sei scemo, oh. No, nasconditi nella vasca. Cos'è che ho schiacciato? Ah, ok, così mi paro, è vero, ok. Mi sono spaventato tantissimo, premuto a caso. No, chi è che bussa? No, arriva dallo scantinato. No, 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 no. No, 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 non ci vado. Io non vado a vedere, no, no. Apriti, ti prego. Chiusa, chiusa, lo sapevo che era chiusa. Dai, gioco, ma perché? Oh, porca vacca, devo andare per forza a vedere. Un attimo, sto arrivando. Chi è che bussa a quest'ora del mattino? Anzi, di notte. Oggi. No. No. No, 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 non esiste. No, no, no. Muoviti, Ethan. Torna su, torna su, torna su. Bene. Ok, raga, che dire? La serie di Resident Evil si conclude qua e... Ma me lo aspettavo un po' più spaventoso, a giudicare dalle recensioni. Non è sto granché, ho capito. Vado ad aprire la porta, vado a vedere chi c'è di sotto. No, è troppo inquietante. Ethan, stai facendo il moonwalk, tra l'altro. Sulle scale. Oh mio Dio, sto cercando di distrarmi in qualsiasi modo. C'ho paura. Oggi... È mia? Mia? Porca di quella... Oh, madonna santa. Amore, vuoi che chiamo un esorcista? Lo prendo per un no. Che cacchio è posseduta malissimo? Oh, porca vacca. No, 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 no
No, no, respingi, cosa respingo? È incacchiatissima. No, no, no. Ah, e cos'è che vi avevo detto che Ethan non c'ha fortuna con le mani? No, 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 fammi andare via, fammi andare via. Porco Giuda, è velocissima. No, 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 respingila, 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 respingila. Non mi mordere la mano, eh. E vabbè, ma è accannitissima. Amore, ho capito che sono 3 anni che non lo facciamo, ma essendo Maso, no, eh. Aia. Mizzeca. E una mano già ce la siamo giocata, comunque, eh. L'astinenza fa questi scherzi. Lasciami stare. Il cranio ti serve però, No, ok, c'è qualcosa che non va. Come... Ma è controllata da qualcuno o da qualcosa allora? Cioè, no, riesco a sentirla lottare nel mio corpo? No, raga. Cioè, allora, sì, intanto datti una botta di cura, aggiustati quella mano, sì, su Resident Evil funziona così, un po' d'acqua ossigenata sulle ferite, ti ricrescono anche gli arti. Ah, Mia, stai bene? No, non sta bene per niente. No, ma questa è posseduta male. No, raga, questi non sono zombie, i classici zombie o mutanti di Resident Evil. Qua mi sa che è veramente qualcosa di peggio, ecco. Stiamo parlando di possessioni, mi sa, Aspetta, così mi paro. Ma devo farla fuori, ma no! Sono morta, Ethan, non posso fuggire! No, 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 aspetta, parliamone, parliamone, parliamone! Una cenetta al lume di candela e risolviamo tutto. Porco Giuda, porco! Ah, malissimo! Niente, mi sa che non l'ho scelta, raga. Porca mignotta, però. No, ok, mi sono parato all'ultimo. Ok, cerchiamo di stordirla, ma non di ucciderla, porco cane. Siamo venuti per salvarla, Ethan. Te l'avevo appena detto, porco Giuda. Oramai mi sa che è un po' tardi, ciccio, Io capisco l'istinto di sopravvivenza, ma... Dalle una botta in testa, cerca di stordirla piuttosto, legala, che ne so. Ah, Ethan, minchia, miglior marito della vita, Se tu fossi venuto con una... anche solo un paio di poliziotti, per dirti. Chi è che chiama? La Vodafone. Chi sei? E che cazzo succede? Zoe 101? Il riferimento lo capiranno in pochi, ma non importa. Ok. Porco Giuda. Si è aperta una porta? Ah, mi sa che si è aperta quella porta che c'era di là. Mia? Ovviamente lei si è già ripresa. Siri, dammi l'ascia però. Porcaccia la mignottaccia. Ma posso lanciarla l'ascia tipo la cacciatrice su Dead by Daylight? Ok, siamo tornati dove eravamo prima. Ah, aspetta! Aspetta! C'era un armadietto chiuso con le catene all'inizio del gioco. Adesso che abbiamo le tronchesi lo possiamo aprire. Ok, apri qua, ciccio. Bravo, apri. E c'è... Ah, è fusibile! Ottimo! Non è che c'è anche un grimaldello alle volte? Mi sa di no. Mi sa tanterrimo di no. Ok, qua niente. Si torna indietro, ma la porta non sarà sicuramente aperta. Con Giuda mi sono cagato sotto. Ok, il fatto che sia ancora viva dopo essersi beccata un'accettata sulla gola. Il coso, il fusibile dell'affare qua, dove era di sotto? O era proprio là sopra, non mi ricordo. No, era di qua, era nel salotto, mi pare. Mia, non farmi jumpscare. Ok, è qua. Ok, vai di fusibile, bravo Ethan. Guardala che arriva, guardala che sbuca in parte. Guardala. Guardala, eccola, lo sapevo. Come fai a essere ancora viva? Non volevi farmi alcun male? In realtà è così, volevo solo stordirti. Vabbè. Satana, esci da sto corpo però. Fa un cazzo di male! Anche questo fa male, tanto, tanto. Cavati quell'affare, Ethan, posso cavarmelo? Fa male, non guardare però. Niente, con quella mano proprio te, Ethan, anche su Resident Evil 8 nei primi minuti. Non per fare spoiler. Amore, io lo sapevo che non dovevamo guardare il film. Non aprite quella porta, ci saresti immedesimata troppo. Eccala. Abbiamo dato un taglio netto a quella mano, così non ci pensiamo più. E ride lei, almeno lei si diverte. Ma fermare cosa?
Ma come brucia? Ma cos'è? Ma è andata completamente fuori. Ah, mia cara. Ne abbiamo passati di momenti insieme. Momenti che non rivedremo mai più da ora in avanti. Mi fa ciao ciao, vedete. Ethan, io la butto là, ce l'aveva proprio con quella mano. Mi sa che ha capito che ti sei dato da fare in 3 anni di astinenza con quella mano. L'ha preso come un tradimento e ha reagito così, fammi salvare, va. Ok, ma adesso senza una mano me ne devo andare in giro così? Ok, salve, buongiorno. Oh, una pistola con le munizie. È una soluzione medica, prendi la pistola, Ethan. Ok, perfetto. È perfetto mica tanto, però aspetta, posso darmi una botta di qua? Sì, non penso che mi ricrescerà, ma almeno sono, fra virgolette, full vita. Tanto lo so che adesso sbuca di nuovo, quella mi fa il jump scherozzo. Apri la porta, sì, vabbè, ma veramente, ma com'è strutturata sta casa? Cioè, non è normale, quante cavolo di stanze ci sono? Ok, c'è una scala, aspetta, fammi sbirciare qua, si può aprire, madonna, tutto questo senza una mano, Ethan. Che dolore. Ok, quante munizioni ho? 32, dovrebbero bastare. Ah, ok. È tornata mia moglie ed è incacchiata ancora per la storia della mano. Sì, mi sa che devo seccarla a sto giro. No, la mira di M. No. Aspetta. Come l'ho schivata. Ti contengo io, to. Respingila, ricarica. Corri, brava, taglia il coso lì, il pilastro. Aspetta, la mira di M, porco Giuda. Non sta ferma un secondo, però. Mi ha preso tantissimo. Ricarica, Ethan. No, porca mignotta, non ci riesco. Il mio magari no, ma quello di uno psichiatra o di un esorcista sì, No, sì, vabbè, ma mi raggiunge subito. Porca mignotta, non riesco a colpirla, ma com'è? Aspetta, stai ferma. Mia, devi stare ferma 5 secondi, tesoro, però, così non posso colpirti. Che cacchio. Ok, ricarica il pistolino, ciccio. Posso andare di là? Posso, per favore? Oh. Datti un'altra botta di cura, non ho più cure. Aspetta, sto per uscire dalla porta. Here is Johnny, anzi, here is Mia. Ok, aspetta, è andata? Sì. Meno male, chissà se non mi amavi. Ok, ok. Penso sia morta stavolta. Si è beccata 40 proiettili in faccia, cioè, di norma. Dove devo andare adesso? Scusate, signori? Ok. Ah, è arrivato il nonno. Ah, lei non era qui un attimo fa, però, Ma vabbè, grazie. Porca mignotta, raga, porca mignotta. Ah, ci sta trascinando. Ah, siamo ancora vivi? Ah, ha preso anche lei. Mi sa che lei non è morta mai nella vita, raga. Morire proprio ora. Hai del lavoro da fare. Che succede? Ah, questa deve essere la tipa. Sì, certo, perché funziona così l'anatomia umana, Perdi una mano, la riattacchi con le graffette della pinzatrice e torna tutto normale. Dove mi trovo? Ma che fai? Lanci roba, te, scemonito. Oh, madò. Quanto inquietante lei, signora. C'è anche la vecchia. Oh, madò. Ciccio, se non la pianti ti sputo in faccia. È buono? Mi ha letto nel pensiero. Ma sarai deficiente. Ma guardalo. Oh, bravo nonno. Come di nuovo? Era già successo. La vecchia è inquietantissima. No, guardi, ho già mangiato un hamburger prima di venire qua. Mi sono fermato al McDonald's. Non c'è bisogno, signore. Signore, faccio il tifo per lei. Anch'io gli avrei tagliato il braccio. No. Che schifo. Ma cos'è poi? Non voglio saperlo. Ma cosa sono, budella umane? Vabbè, signora, stia calma. Lo vedo. Ma cos'è un orecchio? Non si capisce. Cos'è? No, il coltello sporco arrugginito. No, dai. Ho capito che magari ho carenza di ferro, però...
Con quale faccia me lo dici? Ma che faccia da schiaffi che c'è quello? Ma no! Aio, e basta con sto coltello! Ma mi hai rotto i maroni pure a te, eh! Ah, c'è un poliziotto. Ci saresti dovuto venire sin dall'inizio col poliziotto, Ethan. Per la cronaca, dove è andato? No, ma la vecchia è inquietantissima. C'ha gli occhi completamente bianchi, non so se è cieca o che. La vecchia non me la conta giusta, raga. La vecchia non me la conta giusta mai nella vita. Che devo fare? Ah, ok, mi posso buttare giù dalla sedia. Ok, sì, perché funziona così. Ma lasciamo stare. Ah, te non me la conti giusta, nonna. Te non me la conti giusta proprio per niente. Cosa fa? Mi guarda. Si gira a guardarmi. Guarda con che fa. No, 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 no. Mi hanno ciullato tutto dall'inventario. Sì, vabbè, mi hanno restituito la mano in compenso. C'è altra merda qua. Sì, c'è altra M qua. Che schifo. Che devo fare? Devo scappare? Cos'è? Ah, la classica erbetta. Ok. La classica erbetta di Resident Evil. Devo recuperare un'arma. Questi mi fanno secco. No, qua serve una boiarola di chiave. Cos'è? Uno stivale? È Evelyn. Ah, lo stivale di una bambina, sembrerebbe. Vabbè. Dove vado? Qua? Sega corda collare per cani. Ma che? Lasciamo stare. Qua ci va un oggetto. Tutti gli enigmi da risolvere adesso che sì. Ah, ok, cose della pistola che si manifestano. Porco Giuda, porca mignotta. E ci vanno i grimaldelli. Ah, questa è una cassa che non posso rompere. Qua c'è il garage, devo andare in garage? È così tenace che sì, va, è nostro adesivo, Ethan, dai, lo strappi via. Che palle. Oh, minchia, manco un pezzo di nastro sa togliere quest'uomo. C'è il signor Jack armato di badile. Mi devo nascondere. Dov'è finita la nonna? Nonna? Oh no, sta arrivando Jack, sta arrivando quello là. No, se arriva da qua io mi cacco sotto. Dov'è? Signor Jack? Jackie? Oddio, se dico Jackie mi sembra di parlare con il mio amico Capitan Jack. Dov'è finito? Non lo sento più. Ah, sta arrivando. No, 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 no. Jackie, vai via, Jackie. Dov'è andato? No, non mi dire che passa. Oh, porca, può passare di là. No, aspetta, forse di qua. Non venire di qua perché ti picchio male, Jackie. Jackie, ti picchio male. Ma dov'è? Ma sta pattugliando. Oh, porco Giuda. Sta entrando. Porca, ma da dove? Ma non è passato davanti. Ma che ha fatto? Si è teletrasportato. Ma no, ma è cheat, no, dai, Jackie, ma veramente, ma ti sei ridotto così, Jackie, ma dai. Stavo scherzando. Jackie, senza offesa, amico mio, ma sei invecchiato male dall'ultima volta che abbiamo giocato insieme a qualcosa, eh. Porca vacca, che permaloso, ho solo detto che sei invecchiato male, dai. Arriverà Capitan Jack a insultarmi male nei commenti adesso. Ciao, Jackie, ti voglio bene. Aspetta, non girarti, Jackie. Come posso fiutarti? Ho capito che mi puzza l'ascella, però non dire così. Aspetta. Vabbè, ho capito, ma che due maronzoli. Corri. No, no, non posso seminarlo, devo correre. Ho capito. Non mi interessa. Buon per te, che cos'è sta roba? La chiave della botola, aiuto. Smettila di mettermi le mani in faccia, mi dà fastidio. Mignotta, porca mignotta, porca. Vieni qua, dai, inseguimi di qua. Lascia libera quella boia a distanza. Sì, rimango dove sono, fidati. Aspetta. Ethan, corri come un novantenne però, porca vacca. Ma datti un'accelerata, ciccio. Dai, spingi su quelle gambine, spingi. È velocissimo lui, Posso chiudergli la porta in faccia così lo rallento un po'? Oh, perfetto. Ok, veloce Ethan ad aprire. Molto veloce, Dai, muoviti. Dai, che ci passi! Ok. Cagnotta. Ok, si è chiusa la botola, sì, penso di sì. Oh, porca vacca, qua sopra. Si è compenetrato male per un attimo. Ok, cos'è? Posso andare in giro col tagliaerbe? No, ok. Ok.
100 euro che adesso tipo sfonda il soffitto qua, che sarebbe pavimento, ma vabbè. Oh, che brutta cosa, sento i suoi passi. Muoviti, muoviti. Dai, sali, Ethan. Ethan, madonna, ma chi hai? Nova... Ma sei rincoglionito, Ethan? Dai! Efficiente! Oh, oh, possiamo salvare, sì, sì. Salviamo, che è sta roba. Sì, ok, Bojack puzza nei piedi, va bene. Lo sappiamo. Cos'è? Oh, posso fare... Cose? Ah, il fluido chimico, legal, la soluzione medica. Buongiorno, che c'è roba qua. Oh, un boia di grimaldello, finalmente. E ho sbloccato la porta che conduce al corridoio. Fammi salvare. Aspetta, 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 aspetta. C'era roba? La mappa, ok. Ho visto il telefono, ora mi chiamerà la tipa. Allora, metti via. Per adesso è una moneta antica, che non so esattamente a cosa serve. Metti questa roba così. Teniamo in ordine l'inventario, che poi quando è il momento di fare cose non ci capisco niente, se no... Ok. Ah, mi sembrava che si fosse aperta la porta, ho detto, sta entrando qua. Cioè, la stanza del salvataggio, non potrebbe entrare lui di norma qui, eh. Ok, boh, ho salvato la partita, raga, direi che come primo episodio può bastare, mi sono cacato sotto abbastanza. Spero che apprezzerete questa serie, raga, e che la sosterrete, quindi mi raccomando, dateci dentro con i pollicioni in su. Se arriviamo a 10 like, vi lascio subito il prossimo video, ok? Proviamo ad adottare questo sistema. Non per qualcosa, ma ho visto che ultimamente, ripeto, anche su Ark, che è una serie che avete sempre sostenuto, ho visto che con i pollici in su siete diventati un po' pigri, eh. Quindi arriviamo ad almeno 10 like. Se questo video arriva a una decina di like, se raggiunge i 10 like, porto subito al prossimo episodio. Mi raccomando, quindi spolliciate sin da subito, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e condividete i video, così aiutate il canale a crescere, a dargli visibilità. E noi ci vediamo nel prossimo video, Marone, non vedo l'ora, guarda.